comincia a tirare la Juventus e comincia a tirare proprio il giocatore più fresco nelle file juventine, che d'altronde è uno specialista, si tratta di Beniamino Vignola. Vignola contro Lorieri. Vedo che poi per la Juve sono stati designati, sono ancora a centrocampo, Brio, Cabrini, Rush e De Agostini. Con il numero 13 prova Beniamino Vignola. Vignola contro Lorieri. Rigori che valgono l'Europa. Gol! Pallonata di Vignola, Juve un tiro, un gol. Per la serie capitani coraggiosi va subito Cravero per il Torino. Mentre rivediamo il tiro centrale ma fortissimo di Vignola che non lascia scampo a Lorieri. Cravero contro Tacconi. Rete, 1-1, parità perfetta dopo il primo tiro. Adesso per la Juventus un altro mancino, De Agostini. Mentre rivediamo l'esecuzione di Cravero, che mantiene perfetta calma, si lancia Tacconi e infila. Sono momenti di alta drammaticità. De Agostini. Anche lui batte molto molto bene. Due tiri, due gol per la Juve. Mentre per il Torino si prepara Bresciani. Rivediamo l'esecuzione di De Agostini, vedete molto bene, non batte di forza ma di precisione. Ed ora il giovane Bresciani, che è stato 19 anni, una immensa responsabilità sulle spalle, anche egli mantiene una grande freddezza e si va avanti sul 2-2. Per la Juve, Brio, vedete la splendida esecuzione di Bresciani. Brio contro Lorieri. Para Lorieri, tre tiri, due gol per la Juventus, il tiro di Brio piuttosto centrale, non forte, di piatto. Lorieri ha intuito e ha effettuato la parata, vedete non è stato nemmeno costretto a un volo, a un tuffo, Lorieri. E ora per il Torino c'è Comi. La Juventus ha battuto tre tiri, ha segnato due gol, e finora due gol, due tiri per il Torino. Comi contro Tacconi, traversa, 3-2, sempre 3-2. E sembra che l'equilibrio non si voglia proprio spezzare. Vedete il disappunto di Comi, il suo tiro, Comi non ci sarebbe arrivato, provveduto la traversa. E ora c'è Cabrini per la Juve. Sempre pari. Due gol su tre tiri, sia per la Juventus sia per il Torino. Quarta serie di tiri va Cabrini. Rete, 4-3. E ora è un altro giovane per il Torino, Benedetti. Finora per la Juve ha sbagliato Brio, per il Torino ha sbagliato Comi. La Juve ha tirato un tiro in più e ha segnato un gol in più finora. Ed ecco Benedetti. E
vedete Taccone che con molto mestiere va a tracciare una linea che non gli serve assolutamente, ma evidentemente tenta di sconcertare il giovane avversario. Benedetti. E la palla termina fuori, il tiro di Benedetti, e la Juve ora è in vantaggio di un gol, 4 tiri, 2 gol per il Torino. Vedete Benedetti che sbilancia sì i tacconi ma mette fuori, e ora per la Juventus è al quinto tiro Jan Rush. Se farà gol la Juve conquisterà il diritto a disputare la Coppa UEFA, infatti il Torino non potrà più raggiungerla. Se viceversa Rush, che vedete inquadrato con Piero Cipiglio, dovesse sbagliare, il Torino avrebbe ancora l'opportunità di riportarsi sul pari. Momento delicatissimo, Rush. Palo e gol, per un soffio va dentro il pallone, esulta Rush, esultano quelli della Juventus.